In questa videoguida cercheremo di presentarvi le funzionalità più importanti della procedura Ordini Clienti, in particolare come creare un nuovo ordine cliente, effettuare ricerche di ordini per data, per cliente o per stato documento, cambiare tipo di visualizzazione dell'elenco ordini, controllare la disponibilità degli articoli ordinati, evadere l'ordine in una DDT o fattura accompagnatoria. Dal menu commerciale selezioniamo la procedura Ordini clienti. Tramite il pulsante Nuovo procediamo con la creazione di un nuovo ordine. Il primo passo fondamentale è la scelta del tipo di anagrafica, nel nostro caso clienti. Quindi andiamo a selezionare il cliente dalla lista. A questo punto si aprirà la finestra con il nuovo ordine. Tra le informazioni di testata, oltre ai dati anagrafici, possiamo notare altri campi, come ad esempio il tipo di listino da applicare agli articoli da inserire, la tipologia di pagamento, l'eventuale agente di zona nel caso si attiva la gestione agenti. Per inserire articoli nel corpo documento utilizziamo il pulsante Aggiungi articolo, che permette di accedere alla lista articoli da cui è possibile ricercare e poi inserire il prodotto nel documento. Indichiamo quindi la quantità. Dopodiché possiamo notare in questo caso che il prezzo è stato inserito automaticamente perché l'articolo aveva già un prezzo di listino configurato. Il prezzo rimane comunque modificabile in ogni momento. L'inserimento di articoli è possibile anche in modo più rapido dalla finestra Lista rapida, che dispone di meno filtri di ricerca, ma prevede la possibilità di inserire più articoli in sequenza. Una volta completato l'inserimento degli articoli, possiamo confermare l'ordine con il pulsante Salva. Il documento appena creato comparirà nella lista documenti con lo stato da evadere. Dalla procedura Ordini clienti possiamo effettuare ricerche degli ordini creati utilizzando diversi filtri presenti nella zona superiore della finestra. Prima di tutto può essere utile effettuare una ricerca per data, ovvero visualizzare solo gli ordini di un certo periodo. Possiamo ad esempio ricercare solo gli ordini del mese in corso utilizzando il pulsante Calendario. Oppure possiamo effettuare la ricerca solo degli ordini relativi ad un certo cliente, effettuando una ricerca testuale. O eventualmente possiamo utilizzare il filtro specifico per intestatario. Tra i numerosi filtri presenti, uno molto utile è certamente quello dello stato documento, che consente di filtrare solo gli ordini da evadere, o evasi o bloccati. Quando si effettua una ricerca, viene mostrato di default un elenco di ordini con informazioni di testata come numero, data, nome del cliente, causale, eccetera. Tramite il menu a tendina Visualizzazione, o ancor più velocemente con il tasto F10, è possibile cambiare il tipo di visualizzazione e passare ad un elenco dettagliato di tutti gli articoli ordinati. In questo modo possiamo vedere in un unico elenco tutti gli articoli ordinati ed eventualmente anche raggrupparli, ad esempio per codice.
Un'altra opzione consente di poter visualizzare nella stessa finestra l'elenco ordini assieme al dettaglio di ogni ordine. Cliccando su ogni riga possiamo così vedere il contenuto di ogni singolo ordine senza dover aprire il documento. Quando si gestiscono gli ordini clienti, una delle cose più importanti è riuscire ad avere il pieno controllo su quali sono gli ordini evadibili o meno in base alla disponibilità degli articoli in magazzino. Uno dei modi più veloci per controllare la disponibilità degli articoli al momento dell'evasione degli ordini clienti è quello di aggiungere, tramite la modifica della griglia di visualizzazione, il campo disponibile sì/no, che ci permetterà di capire all'istante se un articolo è disponibile o meno. Per l'aggiunta di altri dettagli e le modalità di consultazione della disponibilità, ti invitiamo a consultare il video specifico di approfondimento. Uno dei modi più semplici per evadere un ordine cliente è quello di convertirlo direttamente in un documento di evasione, normalmente un DDT di vendita o una fattura accompagnatoria o una ricevuta di cassa. Dall'elenco ordini, dopo aver effettuato la ricerca degli ordini da evadere e aver selezionato l'ordine desiderato, premiamo il pulsante Converti. Si aprirà in automatico un requester per richiedere quale tipo di documento utilizzare per l'evasione dell'ordine. Questo avviene perché il sistema è configurato per consentire l'evasione di un ordine cliente con causale vendita utilizzando modalità diverse. Queste modalità sono personalizzabili dall'utente dalla procedura Impostazioni documenti, utilizzando le impostazioni relative ai collegamenti tra le causali configurate precedentemente. Tornando al nostro ordine, scegliamo di convertirlo in una fattura accompagnatoria con causale vendita. A questo punto verrà creata automaticamente una nuova fattura accompagnatoria contenente tutte le informazioni presenti nell'ordine cliente. Premendo il pulsante Salva, effettuiamo il salvataggio della fattura. Dall'elenco ordini clienti si può notare che lo stato dell'ordine è cambiato in evaso. Entrando nel dettaglio dell'ordine, sarà possibile anche vedere direttamente le quantità evase per ogni riga dell'ordine.